порохня. Может, нас остановились позвать? Куда знать, если на он стоит? Не-не-не. Вот я смотрю. Уже недалеко тебя. Giovane alce di circa 2 anni, abbattuto in Bielorussia, stagione venatoria 2019-2020, l'ambiente è caratteristico, i miei accompagnatori, Raslan e Iena. Il tiro è stato eseguito da quell'altana, ben oltre di 200 metri. Eccola là. Due colpi. Blaser 300 Winchester Magnum. Munizioni Nosler Partition ricaricate da 180 grani. L'abbiamo individuato con termocamera. Pulsar. Il tiro è stato siamo in pieno bramido. Le zanzare ci mangiano. Fra zanzare e mosche, mosche e cavallina, la situazione è drammatica. Не, ну там же ходит. Это не мох, этот объект такой, такой крупный. Мох. Да не, я же проверил. Он побежал сюда. Я не думаю. Тот не рванул, бляха. Нет, я не шел по полю, он на месте стоял. È una vera e propria giungla. Gli animali hanno bramito, l'abbiamo sentiti da chilometri e dovevano essere due.
solo che il giovane era un po' più spavaldo. E sicuramente nel bosco ci doveva essere un animale più grande e lui non si è fidato a uscire. Il pattume è alto oltre un metro. Questa piazzola l'abbiamo fatta praticamente noi, un po' l'animale quando è caduto e il resto l'abbiamo fatto noi. Sono, questi due sono fra i migliori guardiacaccia di tutta la Bielorussia. Io mi sono avvalso dell'esperienza della Belant del mio amico Alessandro. Questa è la quarta volta che vengo a dimostrare quanta fiducia ho in lui. Una persona competentissima, gentile, educato, colto. Una persona veramente brava, valida. E poi onesta, molto, molto, molto onesta, che nel nostro ambiente è fondamentale. Segnalare il posto. Veglia! Buongiorno! Buongiorno! Badmanzail in tedesco, lo svibragor in croato, quello che vuoi. Vinciuju te mia! Spolim! Ura!
Bella questa, Questa che è una Ferrari, che è? Guarda quella. Questa è una Ferrari? Oh! Questa qui è per i campi, vedi? Per arare, per raccogliere. Guarda questa. Madonna, questa è un'Unimog, che è? Una UAZ. È famoso quando si fanno varie mostre e competizioni delle macchine fuori strada per la caccia, lui partecipa sempre. Guarda quella è una macchina, è un'Altana, la tira su. Lui è famoso di questo campo. E poi con questa andava a caccia pure, me la ricordo. Il cacciatore si mette dietro, gli si mettono una specie di, sai, di mitra. Questo qui guida, il cacciatore sta dietro e tira. L'Altana dove è stato eseguito il tiro. Sono circa 220-230 metri. Là c'è un segnale che è stato lasciato appositamente per ritrovare l'animale.
ripeto, l'animale praticamente bramiva qua, noi l'abbiamo sentito e poi è stato individuato nel prato con una termocamera pulsar, bellissima, era come una diapositiva, solo che io avevo un cannocchiale tradizionale, convenzionale, luminosissimo, uno Swarovski Z6 2515x56 HD, reticolo illuminato, però non vedevo, era molto presto, era proprio notte fonda. Allora gli ho acceso una potente torcia e è stato possibile eseguire il tiro. Al primo colpo l'alce ha accusato, ha fatto due giri su se stessa, è rimasto in piedi e ho dovuto doppiare il colpo per stare più tranquilli, anche perché non credo che qui abbiano cani da sangue all'altezza, non ne ho mai visti. Adesso li raggiungo. E al mattino è tutta un'altra cosa. Le altane non sono fatte per praticarci la caccia all'aspetto vero e proprio. Sono altane, ce ne sono molte poche, che si raggiungono durante la cerca. Quindi, siccome la vegetazione è molto alta, infatti sono altane molto leggere, che si possono all'occorrenza spostare, durante la cerca... Per eseguire il tiro si sale velocemente su un'altana e si prova a sparare. È stata una cosa drammatica per le zanzare, quindi a chi dovesse venire voglia, a chi venisse voglia di venire a caccia qua in Bielorussia, si deve premunire perché è veramente un problema, altrimenti è tutto meraviglioso, tutto in discesa, tutto semplice, molto lineare e tranquillo. Grazie all'agenzia Belant del mio carissimo amico Alessandro. E arrivare in Bielorussia, sdoganare le armi e partire per, come si chiama la provincia, Rossoni, e non ci vuole niente, le strade sono libere, il traffico poco, tutte dritte, abbastanza tranquille, la gente è molto brava, gioiale, si mangia molto bene, la sistemazione è ottima, quindi poi tanto nel film si vede, e le case sono confortevoli, calde, dotate di bagno personale, tutto tranquillo, acqua calda. Ecco, l'unica nota negativa sono le zanzare, ma quando una persona lo sa prima si premunisce, quindi retina, autan e abbigliamento protettivo, quindi anche se fa molto caldo ho preferito venire con un abbigliamento abbastanza pesante, non tanto per proteggermi dal freddo quanto per proteggermi dalle zanzare, perché altrimenti un abbigliamento più fino e le zanzare lo trapasserebbero e durante la caccia non sarebbe piacevole, perché noi abbiamo iniziato la caccia ieri sera alle 7 e abbiamo terminato questa mattina alle 7, quindi abbiamo fatto 12 ore nel bosco. L'animale è stata abbattuta a notte fonda, calcola che dovevano essere intorno alle 4:30, massimo 5, 4:30, 4:30 ora locale. Qui siamo un'ora avanti dall'Italia, quindi c'è un fuso orario di un'ora.